accesa in questo istante. Radio Televisione Svizzera. Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, gli scemi, bel villaggio. Come che faceva già? Povero Niki. Villaggio di Rete 3. Allora, buongiorno pubblico, grazie. Buongiorno Balmelli. Noto una strana quiete stamattina al villaggio. In effetti, qui in studio abbiamo solo il cartonato di Casolini. Nicolò è partito per le due amichevoli della nazionale svizzera che si giocano domani a Copenhagen contro la Danimarca e martedì a Dublino contro... Contro l'Irlanda. Bravo, contro l'Irlanda. C'è questo silenzio meraviglioso che è dato da Casolini, che è impegnato con la nazionale di calcio. Sì, ma però Niki ci ha assicurato che tornerà. 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 Nicolò, tornerai? Tornerò. Pensami sempre. Addio, Niki. E il tempo passerà. Allora, tutti insieme, vi invito a visualizzare Casolini che parte per la Danimarca su un aereo, probabilmente della EasyJet, sì. E per ovviare all'assenza di Nicolò abbiamo chiamato qui stamattina il suo capo, anche lui mani e piedi legato alla nazionale svizzera di calcio. Diamo il benvenuto al collega e capo redattore dello Sport RSI, Giacomo Moccetti. Come on, man. Buongiorno, buongiorno. Hai anche tu il tuo stacchetto dedicato di Serie A, puoi muoverti se lo credi. No, troppo presto. No, dai, che ci sono quelli della Spalu che sono in giro dalle 4. Ma solitamente i colleghi della redazione sportiva hanno il fuso orario un po' dopo e finite tardissimo. Allora, Giacomo Moccetti, privato, prima di farti delle domande sulla nazionale, è vero che tu, nonostante tieni famiglia e porti avanti appunto un nucleo familiare, perdi le tue notti a guardare degli sport assurdi? Confermo, fra una settimana comincia il campionato americano di baseball e quindi alla una comincia che di notte, che ecco, tu sei poi durano poco, scusa, le partite di baseball, ore e mezza, tre. Quindi praticamente tua moglie ti confina come in uno stanzino, giusto, dove tu guardi tutti questi sport. Allora, mia moglie mi ha obbligato a prendere un secondo televisore in casa e a metterlo nel mio studio, dicendo: sono stufa di sentire il rumore delle prove libere della Formula 1 al venerdì mattina in questa casa, quindi ho un televisore. Tu guardi anche snooker, che sono quelli che giocano quel baseball? No, biliardo volevo dire. Guardi anche cavalli americani? Beh sì, gare tipo il Kentucky Derby sono dei momenti adrenalinici pazzeschi. Ma quindi, ok, e ci sono altri interessi che hai nella vita? Leggo tanto. Leggi? Okay. E scrivi anche? Sì, scrivo ogni tanto. E anche scrittore. Parliamo della nazionale, però. Abbiamo detto che Nicolò è partito per queste due amichevoli della nazionale, domani a Copenaghen e poi martedì a Dublino. Ci diranno quello che sappiamo già, che Yakin non ha in mano lo spogliatoio? No, non partirei subito così. No, vabbè, ma nel senso, è vero che siamo in un contesto dove si può far polemica in maniera più facile, magari, che in uno studio TV. No, adesso vediamo. È arrivato un nuovo assistente, che è Giorgio Contini, che è un allenatore, è vero. Cioè, perché l'altro non lo è. Vabbè. No, però è esperienza. Nel senso, uno con curriculum. E lui è in questi giorni, è lui che ha guidato gli allenamenti, quindi... Non dico che l'hanno commissariato, però gli hanno messo di fianco uno che potrebbe aiutarlo a gestire il gruppo un po' meglio. Ecco, l'hai detto tu. Ma a te è piaciuto questo compromesso tipicamente svizzero di non mandare via Yakin, anche se tutti abbiamo capito che c'è qualcosa che non va tra squadra e allenatore? L'hanno detto anche i nostri opinionisti, Acomano, Berami, Zemaili, Regazzoni perfino. Cioè... Lo dicono tutti. Lo dicono, no, ma sì, è un compromesso svizzero. Era andato di fatto, anche se poi dopo negavano, era andato di fatto. Ma sì, i compromessi a volte funzionano nello sport, a volte invece portano a schiantarsi, quindi vedremo. Sicuramente, appunto, questa mossa di Contini potrebbe portare i suoi frutti. Certo che eravamo arrivati a un punto dove avevamo voglia di cambiamento, così sai, il cambiamento è sempre incuriosito. Allora, Giacomo Moccetti con noi anche per analizzare, faccio vedere in camera sulla 2, questo è il necessaire che ha dimenticato Nicolò Casolini, sì, che sta andando col bussino per partire con l'aereo per la Danimarca, perché c'è la partita. Possiamo darci un'occhiata? Sì, allora, perché Nicolò è molto ipocondriaco, no? Okay. Molto è un eufemismo. Allora, cosa che è dentro, Paolo? Abbiamo trovato dentro, dopo io l'ho già inventoriato, no? Allora,
Pantozol, Bioflorin, Panadol, Dafalgan, Voltaren, Itinerol, Algiforme, Bucain, Triofan, Perskin Dolphin, Istil, Motilium, Imodium, Dulcalax, tre fiale di Pappa Reale e una Coca Zero. No, ma sembra una battuta, ma lui davvero è così? Cioè, se tu hai una rara malattia asiatica, lui ha il rimedio con sé, sempre. Ma la moglie come fa? E anche fatto famiglia, ti rendi conto? Lo chiamano mogliera. Abbiamo al nostro microfono del villaggio Giacomo Mocetti, caporedattore dello Sport RSI. Allora, tu sei un vero appassionato di sport anche minori, tant'è che, dillo al pubblico, ufficialmente hai fondato una squadra di baseball in Ticino. Proprio così, i Ticino Baseball Rangers. Prima non c'era niente. No, c'era qualcosa anni fa, ma adesso non c'era niente. E qui era un po' come Elio e le storie tese, che aveva fatto a Milano la squadra di baseball. Esatto, esatto. E loro tiravano, hanno tirato, hanno scritto libri, eccetera. Anche perché loro erano famosi davvero. Quanti siete? Dov'è che giocate? Soci fondatori 3. Sì. E al momento iscritti all'associazione 3. Però siamo aperti tutti dai 6 anni in su, quindi bambini, anziani, eccetera. Ogni sabato mattina a Gravesano, al campo di fianco alla chiesa, si gioca baseball. Bello, ma bello. E quindi voi che siete già, diciamo, iniziati, potete spiegare agli altri tutte le regole e quant'altro. Sì, ci proveremo. Dici bello un po' come guardando non ci crede un po' spostato. Non ci crede tantissimo. Ecco, ma quanta gente c'è bisogno per fare la squadra? E l'ideale sarebbe essere almeno un 11-12 fissi. Però io penso che, visto che andiamo anche verso un'età, dobbiamo puntare sui ragazzi, fare delle giovanili. Poi comunque c'è una federazione svizzera, ci sono le nazionali svizzere, le bravo, under. Ecco, ma bravo, c'è un campionato svizzero, quindi. Certo, Serie A, Serie B, Serie C. Una squadra svizzera di baseball che puoi citare? Una? I Berna Cardinals. Cardinals, bene. Ma c'è uno, esiste uno svizzero che ha giocato in Major League Baseball nella No, storia. Però adesso cominciano a esserci alcuni giovani draftati nelle minors, quindi nelle giovanili di fatto della Major League. Ma che forte, ricordiamo che i più bravi giocatori di baseball del mondo che giocano in America prendono tipo 10 milioni all'anno, una roba del genere. Ma dipende, ce n'è uno che ha appena firmato un contratto da 700 milioni in 10 anni. 700 milioni sono tantini. Ricordiamo, Paolo, che abbiamo dei bei fenomeni, ne abbiamo tanti in National Hockey League, stanno facendo anche bene, stanno segnando a raffica, penso a Timo Meyer. Siamo passati all'hockey? No, per dire, comunque non è una novità il fatto che gli svizzeri vadano in America a guadagnare milioni. Ti allora, riportiamo sulla nazionale, mettiamo la mano sul cuore, perché abbiamo detto cattiveria su Mura di Akin, ma però quando gioca la nazionale, domani sera lo studio della 2 dalle 19.30 e poi martedì lo studio dalle 20.15 sempre sulla 2, quando gioca la nazionale poi fa sempre degli share altissimi, tutti vogliamo vederla. E ti chiediamo allora quale sarà la copertura RSI per questi europei in Germania. Possiamo dire tutte le partite in chiaro? Tutto, sì, assolutamente. Sono una cinquantina di partite. Oh, non li ho comprati io i diritti, quindi non è che. No, però bello, dai, bello. Perché? No, è una figata. Se si può usare, sì, certo, assolutamente, sì. Lo diciamo tutti i giorni. Bravo, no, sì. Infatti, Balmelli va in giro a dire. No, comunque. No, è una cosa bella perché una televisione di servizio pubblico che fa vedere ancora tutte le partite è un po' una rarità, no? Oggi sì, è un po' frammentato l'orizzonte per questi diritti. Certo, infatti nei paesi vicini le partite sono più su più televisione a pagamento. Noi siamo molto fortunati in questo senso. Ecco, parlando di diritti, non ho potuto fare a meno di notare che ieri sera abbiamo trasmesso Polonia e Estonia in diretta. Polonia vi devo Estonia. Una spiegazione, sì, fermi, mettiamo proprio la musica a zero, perché, cioè, perché Severino Piacquadio che commenta Polonia e Estonia, yeah, perché, ecco perché. Ma pensa quando ieri pomeriggio la redazione ha studiato le pronunce dei calciatori estoni. Beh, certo. Perché? Il povero perché fa parte del pacchetto di diritti dove ci sono le qualificazioni agli europei, quindi dovevamo le partite della Svizzera, erano inserite anche la trasmissione per ogni turno di un'altra partita di qualificazione, solo che questi giorni qui giocano questi playoff qui dove tu hai già guardato, quindi dobbiamo trasmettere Lussemburgo Georgia, robe del genere. Hai già guardato gli indici di Polonia e Estonia? No, non li ho guardati, ma penso che la curva sarà rimasta piatta. Tanto è arrivato un messaggio, dicono che la gente si sta accoltellando per vedere Lussemburgo Cipro la prossima.
Anche Slovenia, Danimarca farete vedere agli europei di Germania. Quello anche Slovacchia, Romania. Ma soprattutto Balmelli, qui poi noi anche con la radio seguiremo con Rete 1 e Rete 3. Certo. Sabato 15 giugno a Colonia c'è Ungheria-Svizzera, pomeriggio alle 3 del pomeriggio. Mercoledì 19 giugno, sempre a Colonia, Scozia-Svizzera, alla sera alle 21. E domenica 23 giugno a Francoforte, Svizzera-Germania alle 21. E queste sono partite che ci faranno battere il cuore. Questi sono appuntamenti incredibili proprio per l'attenzione, per l'emozione che si respira un po' in tutto il paese, nei nostri studi televisivi naturalmente, ma la percepisci che proprio contaggia tutti. Ascolti sono da TV di Stato di Bulgara, una dittatura degli anni Ottanta, sì, nell'Est Europa, perché sembra che tutti siano obbligati a vederlo, noi non obblighiamo nessuno, ma la guardano davvero. Certo, poi le piazze piene, comunque si torna a giocare in estate, ricordiamo l'ultimo mondiale, eravamo fuori a pelare freddo. Anche se ci siamo divertiti l'ultimo mondiale, però sì, è vero che si torna in... Farete ancora uno studio baraccone tipo andò a NEM? No, baraccone. Cioè dove Casolini può fare il pagliaccio, sì, e mangia pure, sì, sì, sì. Purtroppo per voi sì. Casolini lo manderete alle gare di birra in Germania? Ma Casolini, come sempre, l'obiettivo è che non venga arrestato. Sì. Ci saranno ancora nella copertura RSI degli europei questi opinionisti penitenziali tipo Tarchini vestito da funerale. No, non è vero, Morano, è stilosissimo. Giù le mani da Tarchini, perché è un opinionista molto molto preparato. Sì, ma potrebbe vestirsi in maniera un po' più allegra, no? Ma lui sembra cerca... Crisantemo, no? Ma non lo so, questione di gusti. Lui cerca di darsi un tono, uno stile. Comunque sta meglio di me con giacca e camicia lui, ecco, proprio. Morandi, che è appena stato assunto come secondo dell'Algeria, viene comunque a commentare. Farà parte della squadra perché prima gioca l'Algeria e poi dopo cominciano gli europei. Manuel Rivera in libera uscita dal bar Granata che gestisce? Assolutamente. Oh, il capitano. Quanto mi manca il capitano. Comunque hanno la Germania dato disponibilità. Ecco, bene, ottimo. La Germania suscita in noi tifosi della nazionale crociata dei bei ricordi, ma insomma anche un po' amari. Ricordiamo l'uscita Italia, ma adesso dico Italia. Bravo. Svizzera, Germania, Ucraina, paese, scusami. Germania, paese, 2006. Cioè, il grande evento in Germania suscita dei ricordi meravigliosi. Ricordiamo delle curve. Senderos che sanguina. Il passaggio di Lustrinelli. Beh, certo. E poi Streller che comincia a tremare e spara malissimo il rigore, usciamo contro l'Ucraina. Che cosa ti ricordi tu, Giacomo Mucetti? Io mi ricordo che quando il Super Bühler ha parato rigore a Shevchenko, ho pensato, boh, è fatta. Certo. Certo. Sensazione era quella. Cioè, siamo l'unica nazionale della storia che è riuscita a uscire da un mondiale senza prendere un gol, ricordiamo. Tra l'altro, la Svizzera si era qualificata da prima del girone, seconda la Francia, che poi perse la finale con l'Italia. Era stato, fino alla fase di qualificazione, eravamo al top. E poi... è Ciola. No, poi Ciola è così. No, poi vabbè. No, c'è partita la canzone, scusa. Dai, dai. Il villaggio. Non aver paura di essere strano. Allora, siamo in assenza di Nicolò Casolini, che inquadriamo nella sua versione cartonato. Ti inquieta qui, per chi ci vede sulla 2, il cartonato di Casolini? Gli abbiamo fatto fare a una ditta qua ticinese per 150 franchi, abbiamo fatto un cartonato. Allora, quello che a me spiace è che comunque il fatto di avere un suo cartonato avrà ancora fatto crescere l'ego di Nicolò a dismisura. Lo dici a noi, certo, lo dici a noi. Certo. Non se ne può più. Senti un po', Casolini ha però una qualità che è quella del vero giornalista sportivo, di farsi dentro, soprattutto con la nazionale svizzera, di riuscire a entrare nel giro per farsi dare le informazioni, perché il vostro lavoro non è semplicemente mettere il microfono sotto il babbio di Shaqiri. Sì, bisogna dare atto a Nicolò che lui ha una capacità di entrare in empatia, in simpatia con gli interlocutori, che è incredibile. Quindi tu lo mandi 3 giorni con la nazionale finlandese, dopo 3 giorni lui parla finlandese, gli altri parlano dialetto ed è amico di tutti. Ecco, lui è così. Esatto, è l'abilità tipica del venditore di assicurazioni, quale Nicolò. Allora, lui capita che magari noi stiamo facendo le prove per, sai che noi ci esibiamo anche a teatro, abbiamo raggiunto i più grandi teatri della Svizzera italiana. Lo so. Ecco. Nicolò durante le prove dice: scusate, mi sta chiamando Rodrigo, scusate, mi sta chiamando Sommer. E poi sono tutte chiamate finte, ma vuol farvi vedere che lui è importante. È vero che Nicolò, per i giocatori della nazionale, cioè quelli con cui è entrato in empatia, fa delle piccole commissioni, va dal benzinaio a prendere le birre, le chips.
Ma adesso le chips non lo so. È chiaro che quando un giocatore della nazionale di questi qua arriva a giocare in Italia, fa un colpo di telefono a Nicolò per dire: ma senti, dov'è meglio che vado ad abitare? Credibile. Conosci Milano? Noi non affideremmo nulla della nostra vita a Nicolò. Sommer chiama Nicolò per sapere dove andare a vivere. Per esempio, sappiamo che Sommer ha scolarizzato le figlie in Ticino, e anche lì è Nicolò che gli ha consigliato l'istituto dove andare. Incredibile. Ecco, ognuno si affida a chi vuole. Ognuno fa le scelte, perché ognuno, come dici tu, prende le direzioni che vuole nella vita. La domanda quindi sorge spontanea: ma Nicolò riesce ancora a criticare i suoi amici giocatori quando c'è da bastonare mai sugli fatto. Stinchi? Ecco. No, adesso... No, ma lo fa. È chiaro che il vantaggio di essere amico di un giocatore è che ci entri in sintonia, che viene per primo da te al microfono, è che ti dice delle cose che agli altri non dice, che magari è qualche informazione in anticipo. Il contro è che è più difficile criticare uno con cui hai un certo tipo di rapporto, quello senz'altro. Però io penso che tutto sommato il bilancio sia assolutamente positivo. Cioè, da un punto di vista professionale, Nicolò in quel ruolo lì sia molto molto bravo, sia un valore aggiunto. Chiudiamo la parentesi seria. Lo facciamo fare ancora per 20-30 anni Nicolò al bordocampista. Ma invece, perché sennò stressa. Lo dici a noi. Però invece chi finisce la sua corsa è Armando Ceroni, che con gli europei di Germania la prossima estate saluterà. E qua è veramente un turning point anche per il pubblico della Svizzera italiana. Certo, se ne va un pezzo di storia. Se ne va dal microfono adesso, sembra che... Sì, non è che, certo, fai bene a dirlo, però rimane in vita. Sì, ma anche perché si era creata anche questa alchimia con Nicolò, eccetera. Sono personaggi diversi, ma lo sono in egual misura, con egual peso specifico. Uno è alto, uno è piccolo, uno è biondo, l'altro è castano. Nessuno dei due però sa stare al mondo. Voi dovreste invitare una volta la produttrice della nazionale, Tania Valentin, che è quella che organizza tutto, ed è come se facesse la maestra d'asilo quando gira con Casolini. C'è un applauso, e Ceroni. Che è vera questa cosa. Immaginare. Abbiamo una poesia per l'ultimo valzer di Ceroni, la vuoi sentire? Molto volentieri. Sono due rime messe lì così. Gli eroi del nostro sport sono tanti: Franny Schneider, Valon Berami, Pauli Accola. Ma il vero mito è colui che ne commenta le gesta con frasi tipo "conclusione Stortignacola". Proprio mentre dico che Ceroni è un mito, sento Ciotti che dal Cibali rimane sbaccalito. Nico a bordo campo lo vediamo sbiadito e mosso, mentre Ceroni commenta un disimpegno poco ortodosso. Paolo, io dedicherei una parte di canzone a Ceroni. Sì, noi abbiamo fatto anche una canzone su Ceroni e tutti i suoi modi di dire. Sentiamo anche questa. Scorre a mandri e tanta emozione, va in pensione un attacco al veleno. Scalmare, resto qui sbaccalito, vado in brodo di ciucciole e l'esposito è il Muran, le carabattole, due minuti du ue, vacca vacca terra, a letto in un visibilio ipercinetico, due minuti du ue, vacca vacca terra, perché la birra senza alcol, le stortigna cola. Ricordiamo che Shakira non ci ha concesso i diritti. Ricordiamo anche che Ceroni disse in un amichevole recente della Svizzera: Itten alle movenze di Van Basten. Quella è storica. Van Basten gli ha fatto causa, infatti non lo nomina più in telecronache, se no finisce in galera. Con Giacomo Moscetti vi stiamo raccontando come la RSI, la nostra televisione e la nostra radio seguiranno gli europei in Germania con la nazionale svizzera protagonista. Ma Balmelli, c'è un appuntamento. Parliamo di sci perché oggi si gareggia a Salbach, vicino a Salisburgo, dove Mozart sviluppò la massima arte musicale, dove oggi sulle piste si ascolta Anton aus Tirol. È un momento storico per lo sci svizzero, perché questo weekend potremmo portarci a casa un totale di 6 coppette e 2 generali. Ovviamente la RSI c'è con noi al telefono, proprio da Salbach, c'è Ella De Ossola. Ciao Ella De. Buongiorno, io sono molto molto preoccupata, mi hai detto che c'è Moscetti, quindi perlomeno c'è uno serio in studio. Bene. Mi tranquillizzo. Ecco, non è Moscetti quello serio in studio comunque. Ella De, mi hai detto, non so se posso rimanere al telefono 5 minuti perché sta arrivando Odermatt, cosa c'è, una conferenza stampa?
Allora, Olerman non c'è ancora, sta ancora guardando questo super gigante, lo sta studiando, anche se non possiamo dire che l'ha già vinta sta coppetta, perché ricordiamoci quello che è successo nel 2008. Ti ricordi? Sì, Didier Kuch. Joe, tu che eri... Didier Kuch la perse per pochissimi punti all'ultima gara, giusto? Didier Kuch aveva 99 punti di vantaggio, Reichel su Reichel vinse, arrivò Daniel Albrecht e buttò fuori dei 15 Kuch. E devo semplicemente portare a casa la coppetta. Ma che guffata! Assoluto. Una bella. No, non succederà. Hanno imparato, speriamo, da qui. E la Lara? Ecco, ascolta, Ella, se consideriamo la Lara mezza airolese, possiamo dire che Airolo è il comune più piccolo ad avere più vittorie e più coppe nella storia dello sci, sia maschile che femminile, incredibile. Immagino di sì, quel fazzoletto di terra lì, tra Airolo, Prato Leventina, assolutamente, tanta roba, tantissima roba, no? Anche Lara tranquilla, ecco, Lara è già andata a bere il caffè. Ecco, ha già fatto la sua. Sì, perché ricordiamo che la gara femminile inizia con la nostra diretta, ovviamente, alle 11. Allora, diretta 10 meno 10. 10 meno 10. No, diretta 10 meno 10. Le donne. Con gli uomini a seguire. Super G vince la Coppa di Super G oggi, Lara. Allora, anche qua. Sì. Buffata. Anche qui deve arrivare almeno tredicesima, no? Una roba del genere. Esatto, ecco, esatto. Molto bene. No, tredicesimo è Odermatt. Lara basta un ottavo posto, a prescindere da quello che fanno le altre. Okay. Ecco, per conquistare anche la coppetta. È da 16 anni nel Circo Bianco, Lara. Pensi stia meditando il suo ritiro, francamente? Ma che domanda mi fai? Eh beh, sei una giornalista, che domanda dobbiamo fare? Dici le tue sensazioni, Ella, abbiamo sta paura qua. Le mie sensazioni. Io ho le sensazioni da inizio stagione che smetta, ma è una mia sensazione, non so perché. La sto chiedendo poi a te, infatti. ha detto che va avanti, speriamo che vada avanti, sinceramente, perché dopo una stagione del genere, però, insomma... Cioè, ricordiamo che in giro, ha solo Franny Schneider davanti a sé con più vittorie in Coppa del Mondo. Dici un'altra cosa di Odermatt, che tipo è lontano dalle piste, dai microfoni, Odi? Allora, Odi, secondo me è un mattacchione un po' come voi. Ma nella pubblicità lì della Sunrise sembra veramente uno nato per la comunicazione, anche no? Allora, la pubblicità della Sunrise con Federer ha detto che era molto molto imbarazzato quando ha dovuto farla, perché comunque, sai, noi giornalisti ormai che continuiamo, no, a paragonare le persone, Odi come Federer, lui dice... Federer per me è ancora 50 piani sopra. Ok. No, ecco. Però è veramente uno molto... Cioè, due giorni fa, per dirti, la sua bere birre, la sua... Non dico che era... Ma quello lo facciamo anche noi. Stato come da carnevale, sì. Però era... Allegro. Cioè, non l'hai fatto boffare? No, non era. Una birra l'ha mai ammazzata nessuno. Esatto, lì con Sarasen, tranquilli, molto sciagli. Ah, con Sarasen, anche Sarasen è un bel personaggino, sì. E infatti. Allora, abbiamo accostato Odi a Federer e Meyer è un po' il Wawrinka dello sci, cioè polivalente, può fare la top 5 in tre discipline, ma non so, avrebbe vinto la Coppa Generale quest'anno se non fosse per Odermatt. Diciamo che Meyer purtroppo c'ha Odermatt davanti come Wawrinka aveva Federer, però le sue belle gare le ha vinte anche lui, però è chiaro che stai davanti a uno come Odermatt, è tutto molto molto più complicato. Ecco, Meyer è un po' diverso rispetto a Odermatt. Allora, se tu lo vedi in privato è una persona divertentissima, ma lui quando è in gara cambia completamente, certo. Cioè è super concentrato, e lui dice che è business mode. Allora, quando mette gli sci arriva qua al parterre, perché io gli ho detto spesso, ma a me viene da ridere, tu quando vieni a fare le interviste sembri super serio, quasi un robot, e invece fuori è veramente divertentissimo, tanto. È un po' come Paolo il Click che riesce a fare Casolini, esatto. quando viene in onda. Sì. Esatto. Dici, siamo in conclusione, dici quali sono le condizioni della neve a Saalbach, se ne è parlato tanto. Orrenda. Allora, no. Allora, le venite giù a Gort. Sì. Fino alle 2 di notte, okay. Invece adesso c'è un sole splendido. Quindi? Però, sai, ieri hanno salato. Ieri praticamente quando hanno tracciato il super gigante, perché oggi ci sarà lo stesso tracciato per uomini e donne. Hanno tracciato il super gigante, è iniziato a piovere. Ed era più o meno la 1 di pomeriggio. Sì.
ed è arrivata acqua, ma ieri c'era un'acqua tipo acquazzone del mese di agosto. Mamma mia. Fino a più o meno le 1 alle 2 di notte. E niente, stamattina mi sono alzata alle 6, c'era un nebbione, adesso c'è un cielo blu. Bene, quindi incrociamo le dita, la gara si farà. Quindi siamo tutti sintonizzati a partire dalle 9.50 per le donne, 11.25 circa per gli uomini, poi domani discesa femminile in diretta dalle 11 e domenica quella maschile. Dita incrociate, ecco, per i nostri atleti. La vedo già più dura domenica, perché domenica hanno dato proprio acqua tutto il giorno, però vediamo. Però meglio, se l'annullano abbiamo vinto la coppa, va bene così. Esatto, ciao, no, Elade. No, dai, vinciamola sul campo. E speriamo, ciao, dai. Ciao, buon lavoro, ciao. Grazie di cuore, allora, Elade. Malme, io ho fatto un mio bigino. Quindi la Ragusa ha già vinto la generale. Vinto la generale, la gigante, coppetta di gigante. Può vincere la coppetta di Super G e la coppetta di discesa. Basta che arrivi nelle prime 8. Come sì. On. Ma segui lo sci alpino? Me lo fanno seguire mia figlia e mia moglie. Ma tra l'altro, Balmelli, che a microfoni spenti millantava gli orari delle gare, li so io. Però anche mi era subito. Cannati, ma non c'è Niccolò Casolini, mi devi rompere le. Per questa ultima puntata del villaggio, per questa stagione, ci ha raggiunto in studio anche mio nipote Sebastiano. Quanti... Oh, grande, ciao, Seba! Ciao, grande Seba, un applauso a Seba, come on! Seba, di dove sei? Sono di Mendrisio. Ok, e sei il nipote davvero di Paolo Guglielmoni? Ufficiale, sì. Perché poi ci sono di quelli non ufficiali. No. Ti sono vicino, Seba, ti sono vicino. Allora, mi hai pregato di dire, perché cioè tu non sai spiegare perché sei qui, provo io? Beh, sì, cioè. Va, provo? Allora, in terza media vi fanno fare uno stage di un giorno per avvicinarvi al mondo del lavoro. E ognuno di voi può chiedere dove andare, in una ditta, per imparare un mestiere, per vedere come si fa. E tu hai voluto venire qui alla RSI a vedere come lavora Giacomo Moccetti, tuo zio Paolo, Joe Sbalmelli. Cioè, cosa stai vedendo? Cose belle o... No, no, cose belle. Ma perché tu vuoi lavorare nella comunicazione? Ma in sé sì, però c'è tipo un po' più... Prego. Sul comico che sul serio. Cioè, quindi Moccetti è serio per te? No, vabbè, però quello è... Poi quello è sport. Ecco. Ma ti sembra un lavoro quello di tuo zio Paolo? Ma in parte sì. In parte, diciamo che comunque per preparare quelle due vaccate che deve dire in diretta il Gamet mezza giornata. Però ti abbiamo fatto vedere tutto il backstage della puntata del villaggio, hai visto, abbiamo le scalette, ci prepariamo per quelle due scemate che diciamo. Hai visto che un minimo lavoriamo? No, no, cavolo, certo, quello. Cosa, quello stai giustificando quello, no, con qualcuno, la cosa Paolo. Clamorosa è che siamo pagati. Ti senti in colpa, Paolo? No, colpa a 53 anni no. Attenzione, Seba, tu domanda che mi sono segnato. Ascolti Rete 3 con i tuoi amici trapper? Con i miei amici no, però sì, cioè sì, l'ascolto. Dimmi un DJ di Rete 3 che non sia Balmelli e Guglielmoni. Non lo so, no, quello no, non puoi dire. E vabbè, a parte... Vabbè, ma... Ro? Chi? Ro? No, no. Ro? Zi? Ro. Ah, Ro, la Nervi, sì. Nervi, la Nervi. E beh, c'è il grande DJ di Biasca. Ciao Rosy, un abbraccio. Allora, sono molto curioso di capire cosa porti indietro nella terza media di Mendrisio. Dopo questa giornata poi andremo in televisione. Comunque è arrivato più avanti di te con gli studi, sì, anche di me. Assolutamente. Ecco. Allora, torniamo a Giacomo Moccetti. Back no. To Giacomo. Back to Jack. Perché? No, perché vogliamo dire una cosa bella su Casolini. A quest'ora lo zio si spegne, Seba, devi sapere. Parigi, Olimpiadi in agosto 2024. Casolini fa un passo indietro. Casolini farà la gavetta. Incredibile. Qui a Comano si infila in una cabina di commento e gli facciamo commentare i peggio sport. I peggio sport. Posso farti la lista? Io ho ipotizzato gli sport che potrebbe commentare Nico, che tra l'altro l'altro giorno è andato a gratis alle autogestite dell'Ilu 3. Nico, mi ha pregato di salutare i ragazzi, in particolare Alessio dell'Ilu 3. Ma allora, Nico, credibile, Nico ogni tanto commenterà. Ha degli slanci. No, ma mi ricordo, sono stato contattato io per questo e gli ho chiesto se poteva andare. Lui è disponibilissimo, ma perché se lui ha un momento di celebrità non dice mai di no. Allora, ecco, vediamo. Ecco gli eventi sportivi che Nicolò dovrà commentare dagli studi di Comano alle prossime Olimpiadi di Parigi. Allora Paolo, sai che Van Basten era chiamato il cigno di Utrecht? Certo. Ecco, Casolini il pavone di Balerna farà telecronache che manco bistecone Galeazzi, il getto del peso, tennis tavolo, la BMX, il dressage, il trampolino elastico, la 2590 metri siepi, tra i favoriti tra l'altro c'è un ticinese che lavora all'Onderca Giardini.
il salto triplo da fermo, il lancio del martello con maniglia corta, il tiro con l'arco, ovviamente anche il taekwondo. Sì. E poi tra i nuovi sport commenterà anche l'heptathlon moderno. Sette discipline che sono lancio del pesce, il canottaggio a mani nude, mulini così, no? Con le braccia, no? I remi, il sollevamento di polemiche, l'arrampicata sui vetri, l'hockey su palta, il ciclismo su prato e la gara di sberle. I favoriti, ti ricordo, sono Juan Tempion di Salamanca, li vedo e su l'italo, Instagram. L'italo-serbo Branco Ceffoni. È in forse e se la gioca con Severino Piacquadio per il commento delle finali di Altalena e Bilzo Balzo. Allora facciamo un applauso a questo passo indietro, Nicolò, di Casolini, Nicolò. Ma diciamo quali sono i veri sport che commenterà Casolini. Allora, lui ha citato Galeazzi, il sogno di Nicolò è di imitare Gian Piero Galeazzi che fa le telecronache. A bagnare i fratelli, a bagnare. Esatto, commenterà la canoa kayak. Vedi che... E poi commenterà anche la lotta greco-romana. No! E la lotta libera. Ma il segreto di Nicolò, questa telecronaca, che voglio vedere se poi mi smentirà, ma non credo. Vai. È che lui andrà lì senza sapere nulla, ma tendenzialmente. Come fai a sapere qualcosa? Ma lui parla di, mi ricordo quando faceva il pugilato, no, alle Olimpiadi. Sì. Lui parlava di Mike Tyson, di Rocky Balboa, che non c'entrava niente, no? Però intanto il tempo passava, poi a un certo punto qualcuno finiva knockout e basta, era finito. Che in dialetto si dice "but a film in the earth", no? È una sua specialità. Sì. Molto bravo. Però un Nicolò che fa la gavetta ci piace. Sì, che non vedo l'ora di sentire cosa si inventa per la lotta greco-romana, eh? È uscito in edizione limitata il vinile del villaggio. In questo mondo di ludri, le migliori canzoni del villaggio raccolte in un imperdibile 33 giri. Dove si tazza? E allora sì, proprio a Gandria, proprio a Gandria. Il vinile del villaggio, un disco da A, V, Re. 1, 2, 3, panza, la fondue e la raclette, i treni che le zibret, baby. Chiama ora lo 0848 03 05 03 e grida in diretta "lo voglio!". Ho fatto un danno totale. Del villaggio, attenzione Moccetti, tra l'altro oltre al vinile del villaggio abbiamo anche l'arbre magique del villaggio, che odora questo, sentiamo. Ne regali uno al Seba da attaccare sulla mia maglia. C'è il Moz, Seba, c'è il Moz. Non è il Moz. Cominci da mamma. Non voglio tirare fuori i bugari. Balmelli, non mi tirare fuori. Ma giri in bicicletta che le mail. Allora, il vinile del villaggio, tu mi dicevi mentre andava la nostra promo che preferisci ancora Cat Stevens e quel tipo di cantautorato lì, Moccetti. Non so nulla di musica io. Allora, prendiamo la telefonata per farlo vincere. Ecco, abbiamo anche una domanda da porre alla nostra ascoltatrice o all'ascoltatore che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto? Come ti Ciao. Chiami? Come ti chiami? Alessia. Alessia, ci chiami da dove? Da Bellinzona. Grande sorella, grande Alessia. Calma. Allora, abita a Bellinzona. Abiti a Bellinzona? No. Ah, cioè? E lo dici con tono dimesso, dove abiti? A Biasca. A Biasca, grande. Ma scusami, cos'è? Dio, ti occupi di spionaggio? Perché sussurri? Perché sono in ufficio. Ah, sei in ufficio e il capo non può sentire che sei al telefono con noi. Abbiamo capito tutto. Devi comunque rispondere alla nostra domanda per vincere Vai. Il vinile del villaggio. Dove va oggi Nico per la partita di domani della nazionale? Hai tre possibilità. A, Ouagadougou. Scusa, intanto Seba si soffia il naso. Seba, sì, però scusa, è fuori, soffia il naso. Cioè, il minimo, è l'unica roba che devi fare, non soffiare il naso e il microfono. No, scherzo, se lo fai pure ci mancherebbe. Ouagadougou, Copenaghen o Mogadiscio? A, Copenaghen, direi. Brava. Grande, Alessia! E quindi il vinile va a Biasca. Molto brava. La Peppa. Alessia, ci sono sulle meglio canzoni del villaggio, eh? Veramente, lo metti lì vicino ai dischi di Elton John, è una figata. Proprio. Hai prenotato certo. i posti per il nostro show teatrale a Acquarossa o Faido? No. Hai comunque di meglio da fare, comunque di meglio da fare. Grazie di cuore, Alessia. Rimani in linea, così non perdiamo. E un saluto a tutta la nostra Biasca. Invece abbiamo un po' nel cuore, grazie alla Rosi Biasca. E tra poco noi torniamo proprio in conclusione per parlarvi del tour del villaggio che riprende dopo le vacanze di Pasqua. Ah, sì? Dopo andiamo in giro. Non so se ci sono.
E con questo piano bar salutiamo Giacomo Mocetti, caporedattore dello Sport, ricordando oggi grandi appuntamenti dello sci, eh? Soprattutto per Odermatt e Lara Gutberami. Fra un'ora in diretta sulla 2. Poi oggi, così a memoria, dovrebbe esserci anche del pattinaggio artistico, che sono i mondiali, l'orario è tarda serata. Sì. E sicuramente starò dimenticando qualche sport, se qualche collega si arrabbierà. Probabilmente c'è Lituania-Finlandia per le qualificazioni. No, guarda che martedì dovrebbe esserci un Georgia qualcosa, però non ho ancora l'ufficialità, vi aggiornerò. Dai, facci sapere. E dal 14 giugno, e oggi sei venuto a così a raccontarci, a spoilerare un po' quello che succederà sui nostri schermi della RSI, gli europei di calcio in Germania. Tutte le partite in chiaro. Ci divertiremo, dirette non stop. Apriamo a inizio pomeriggio, andiamo fino a notte inoltrata. Grazie mille, grazie a Giacomo Mocetti. In bocca al lupo per il suo progetto del baseball. Del baseball. A Gravesano. Vicino Rangers Baseball. Sono commosso. In bocca al lupo. Paolo. No, e noi ci congediamo, Balme. Ci congediamo, però. Vuoi mandare la sigla? No, dopo. Dobbiamo andiamo parlare dopo. Del villaggio. Allora, i prossimi appuntamenti, sì, finisce oggi il villaggio morning, ma i prossimi appuntamenti con il villaggio, vi ricordiamo che sono a teatro il 14, il 21, il 28 aprile, poi il 3-4 maggio, vado a memoria, a Bellinzona, ma ci faremo sentire anche il 15 aprile ancora in radio per uno speciale elezioni comunali su Rete 3. Sì, che poi ci sono in ballo delle piccole cose in queste elezioni comunali. Sì, che... 2 o 3. Però a urne chiuse possiamo permetterci di far ridere. Prima rischiamo la galera. Sì, prima non ne parliamo, dopo possiamo, abbiamo anche la facoltà quindi di parlarne. Ci ritroverete qui il 15 aprile per le elezioni comunali, ma quello che vogliamo dirvi è appunto che torneremo in teatro, quindi domenica 14 aprile saremo a Massagno al Lux, domenica 21 aprile saremo a Faido, alla Palestra delle Scuole, domenica 28 aprile al Cinema Teatro di Acquarossa e poi chiuderemo il 3 e 4 maggio al Teatro Sociale. Ci sono ancora biglietti o sul sito? Attenzione, la tournée è sold out, ma attraverso i social di Rete 3 metteremo in palio degli inviti volanti, quindi un motivo in più per seguire Instagram e Facebook Rete 3. Da segnalare, qui me lo sono scritto, che a Faido il 21 di aprile, domenica, abbiamo aumentato i posti a vostra disposizione da due palestre invece che una, quindi da 250 siamo passati a 500 posti. Qui vi invito a cliccare su rsi.ch/eventi per verificare se trovate ancora una seggiola libera. Ripeto, rsi.ch/eventi per la data di Faido del 21 aprile prossimo. Ecco, ricordiamo anche per onestà intellettuale che i sold out li facciamo perché le esibizioni sono gratuite. Sì, assolutamente, cioè, un applauso. Ci mancherebbe che facciamo un ticketing per uno spettacolo così indecoroso. Chiudiamo con Nicolò. Sì, chiudiamo con Nicolò. Allora, noi siamo qui a criticare Nicolò che mi fa le battute solite dell'Usquarna, della cinghia del sauro, eccetera, ma c'è anche del positivo. Nicolò, se lo incontri nei corridoi della radio non dà fastidio, se lo incroci, no? Se quando incroci qualcuno in corridoi quando ti non tocca. Devi neanche fargli il giro attorno, lo puoi comodamente scavalcare. Quando lo prendi e lo alzi per aiutarlo a premere il tasto del moccacino sulla macchina del caffè, così lo alzi su, ringrazia sempre, comunque gentile. Ci rende sempre partecipi Nicolò dei suoi impegni privati, sebbene noi non insistiamo nel chiedergli cosa faccia quel dato pomeriggio, dice oggi devo portare la nipote della mia guidazza dall'igienista a Milano. Interessante. Riempie sempre di complimenti i colleghi di Rete 3, tirando ad esempio delle pacche assurde sulla schiena a Ottavio, gridandogli a un centimetro dal timpano: grande Otti! Quindi Nicolò alla fine. Ci manca tanto Nicolò che ha anche dimenticato. Vai, Balmè, Paolo, attenzione alle cuffie, Balmè. Ha dimenticato lo zaino in volo per Copenaghen in questo momento, Casolini. Ha già fatto il check-in, credo, ma ha dimenticato il suo zainetto. Fai vedere in camera, Balmè. Con i vestiti, allora vediamo lo zainetto di Nicolò e vediamo che cosa c'è dentro. Volentieri. Perché non ruzzare e farci gli affari suoi? Allora, sì, può darsi che nella mezza stagione faccia ancora un po' freddo, quindi i guanti, avevo i guanti nello zainetto. Sono piccolissimi. E beh, sono i guanti di Nicolò, i guanti con la zampetta, carini anche. Allora, ha dimenticato anche nella borsa la salopette. Eh sì, perché lui poi mette la salopette quando va a fare il giro a piedi sul campo nel prepartita. Ha dimenticato la salopette. È piccolissimo anche Nicky, cioè non è che. Poi ha dimenticato il pigiama. La pigiama di il pigiama. Il pigiama del Nicky con sulla balena. Ricordiamo. Costa tra l'altro 520 euro questo pigiamino qua di Missoni. Esatto, di poi Balenciaga. Ha dimenticato anche queste qua sono le special edition di Bolt, sono le sue scarpe che alterna con le Nike Air, le scarpe di Nicolò. E ha dimenticato, c'è ancora qualcosa, cos'è?
Ma sono i calzini Nicolò, che questi li mette su, senti col campanellino, li mette su la sera prima di andare a dormire in camera d'hotel, così Ceroni quando non lo trova lo sente, sente i campanellini che cura Dre, perché il Nicolò corre in avanti e indietro nei corridoi per sfogare un po' l'energia. Abbiamo finito? Dai, sì. Vi salutiamo, ci rivediamo presto e ci risentiamo presto col villaggio. Ciao! Il villaggio di Rete 3. Il villaggio di Rete 3. Con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch